Buongiorno, per noi non è una buonissima giornata perché oggi siamo usciti per fare due bordi a vela. Per fortuna non ci siamo allontanati. C'è pochissimo vento, anche questa è una fortuna perché il motore è andato, cioè si è rotta la cinghia, il famoso problema che suonava in questi giorni. Vista oggi Capraia. Intanto il nostro allarme suona sempre. Sotto sotto c'è la cinghia che stava andando, quindi adesso è rotta. Io ho sentito che appena acceso il motore per tornare, si è acceso normalmente, poi è andato su di giri in folle e c'era qualcosa che non andava. Vado giù, non c'è più la cinghia. Quindi a vela ci stiamo mettendo tutto il pomeriggio per fare un miglio e mezzo perché zero vento, per fortuna qualche refolo arriva e stiamo facendo un nodo in direzione porto che è là, quindi non è tutto un danno, ma almeno forse meglio che sia successo qua che altrove. Vediamo un attimo qua la cinghia, eccola lì sotto tutta smaciullata, cinghia attaccata qua. E adesso cerchiamo un meccanico che ci ripara questo problema, questo danno che non abbiamo fatto noi per fortuna. Proveremo anche l'ebbrezza di essere trainati dal gommone in Sì, adesso ci porto. facciamo tirare dal gommone in porto per evitare che il motore si surriscaldi. E niente, cosa dobbiamo fare? Sono anche queste delle esperienze in mare. Beviamoci E io sopra. cosa gli ho detto ieri? L'hai presa naturale l'acqua? Sì, abbiamo 12 litri di acqua frizzante. Io dovrei farci la pasta? Vabbè, dai, stasera, ma poi ce n'è ancora di naturale. E meno male che non siamo andati in Corsica e meno male che non siamo. No, si sono rotti gli occhiali, sono caduti. Adesso li mettiamo a posto. Oggi, adesso rimettiamo a posto le cose. No, stavo dicendo che meno male che non siamo andati in Corsica e meno male che i nostri amici non siamo andati a prendere a Puntara perché sennò ci saremmo fatti tutto a motore perché l'Elba ormai non si vede e siamo a 25 miglia dall'Elba e ad altrettante 20 e passa miglia fino a Puntala e quindi è stata anche una fortuna questa qua. Niente, loro arrivano domani, speriamo che il problema ce lo riparano stasera e incrociamo le dita. Secondo voi si può fare la pasta con l'acqua frizzante? Perché lo zio ha Problema. sbagliato e ha preso ben 12 bottiglie di acqua gasata. Vabbè, il problema è l'acqua frizzante, col motore rotto, senza vento, il problema è l'acqua frizzante per fare la Sì. pasta. Vabbè, Sembra se no ovvio. beviamo quella e uso l'altra. Teniamola per bere prima che Teniamola moriamo di sete per bere. in mezzo al mare. Sì. Perché gli ho detto, ma sei sicuro? Sì, adesso apro, boom, Il problema è l'acqua frizzante. Siamo qui che non abbiamo in mezzo all'oceano senza motore e senza vento. Il problema è senza l'acqua una frizzante. Ma scaletta. piuttosto teniamola buona per. Voglio ancora raccogliere l'acqua piovana, perché non Ma piove. ascolta, tanti tanti anni fa i motori non c'erano, poi noi abbiamo fatto una scuola a Caprera che ci ha insegnato tutto senza motore, quindi che problema c'è? Possiamo dare fondo a vela, partire a vela. Scusa, la barca si può far tutto anche senza motore. Il problema è sulle barche invece a motore, dove non hai le vele, quello è un casino. Ciao ciao! E con le mani, ciao ciao, senza motore, Problema con ciao le vele, ciao ciao. ciao. Tiriamo dentro il fiocco. Vai, da una mano da qua, e il fiocco è dentro. Cazza la scotta del fiocco. Vai, vai, tira, tira. Vai, 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 vai. Blocca. Anche il bang. Eh sì, arrivano i nostri salvatori. Amore, devo stare al timone io. Avete una cima di
5-6 metri come minimo, più lunga è anche 10 metri sarebbe meglio. Si do qua l'addormeggio, poi in caso e ne ho un'altra lì. Qua se ne attacchi due, eh? Perché io ti straino dentro, sì? Quando siamo vicini al pontile tu gliela lanci, lui, e lui ti tiene, te la leghi alla vitta e lui ti tiene, io ti tengo la prua, lui tiene la pompa e te la spostiamo. Ok, vedi? Ma adesso adesso per trainare. Ah, quindi di poppa? Cioè io lancio la cima di poppa? Sì, di mezza parte. Ah, okay. Poi la sì, mezza, una di queste due. Quindi c'è questa e quest'altra, eh? No, abbiamo anche questa. No, io avevo già pronto le. Avevo già pronto le. Allora, attacchiamo queste due. Dammi questa, te la uso come. Non è tanto lunga. Va bene, vai, va bene, dai. La leggo insieme alla mia. Dai. Io c'ho anche l'elica di prua in casa qua. No, questa qua è lunga, questa qua sarà a 10 metri questa. Stiamo entrando in porto, ci stanno trainando, visto che il motore adesso non possiamo accenderlo, visto che è saltata la cinghia, e vediamo. Ci hanno attaccato davanti con una cima e Christian sta tenendo il timone in modo che siamo proprio allineati al gommone. Per la serie c'è sempre una prima volta, la prima volta e speriamo l'ultima, trainati in porto. Questo ti serve per spingerti ciao. Via, ciao. Buonasera. Santo posto che mi hai tenuto stasera. Alessandro? Sì, ora si chiama il meccanico. Ti serve il mezzo marinaio, credo, per spingere. Sì, adesso ci dà la tratta. Ok. Cri, vuoi questo? Spingi. Ok. Mi passo per favore l'altro. Aspettiamo il meccanico e adesso abbiamo un altro problema, che non c'è la corrente elettrica in barca. L'abbiamo attaccata, ma tra l'altro c'è anche un cavo scoperto qua. Anche questa giornata è finita. Aspettiamo il meccanico per poter ripartire e aspettiamo anche i nostri amici che arriveranno da là. E domani partiremo, speriamo, per questa Corsica che ci assilla da tutta settimana. Non riusciamo ad andarci, ma domani con la Marco e la Duci ci porterà della positività. Niente da fare. È arrivato il meccanico con la cinghia era dentellata, invece questa qua è una cinghia di quelle piatte, non abbiamo la cinghia. Adesso è partito il mitico Sandro con la barca che verrà a Capraia e stasera mi porterà la cinghia che io e Marco monteremo, oppure il meccanico domani. Forse con Marco riusciamo già a montarla stasera. Speriamo di risolvere la situazione perché inizia a diventare snervante questa serie di problemi. Ma io dico, ma una cinghia di rispetto sulla barca costa 40 euro, ma vuoi mettergliela su? Vabbè. Adesso però non pensiamoci e andiamo a prendere Marco e Dusci che arrivano con la nave. Vediamo se arrivano. Arrivano, eccoli. Essere senza motore, quando vedi una nave che va a motore dici che bello. Sembra una cosa stupida, ma dopo 2 giorni che siamo senza possibilità di uscire dal porto, questa cosa è fondamentale. Che se ci fosse vento mi sarei sparato subito all'elba e mettevo a posto il problema là. Tutto bene? Ciao Dulce! Tutto bene? Tutto bene, sì, dai. Vabbè.
Allora, allora, com'è andato il viaggio? Bene. Mare, sento un po' la levataccia, però. Sì, beh. Alla però, fine, alla fine abbiamo fatto la cosa. Sì, sì. Cazzo. No, beh, cavoli. Bisogna gestire un attimo il caldo che devi tenere un po' aperto, ventilato. Sì, sempre. Di notte si sta abbastanza bene. Non so dietro nelle cabine dietro, però. No, beh, ma non credo. Caspita, guarda, bello. Poi cabina. Bello. Sì, sì, sì. Cabina. Il letto è bello grande, cavoli. Sì. Poi puoi usare come cabina armadio, non so, per mettere due zainoni, se non tiri fuori tutto, li mettiamo qua. Io ho tirato tutta la roba a sinistra, di là. Sì, sì. Poi qua le robe così durante il giorno, tipo vabbè, noi il cappellino, cosa, non le mettiamo di qua, le lasciamo tutto libero di là. Qua sì, qui. Magari se ne apre il sole, quelle cose là. Sì, okay. Anche sopra là è tutto libero, cioè quello dentro là, se vuoi mettere tutte le robe, metti là o sul tavolo. E niente, poi dopo vi diciamo eventuali altre cose che vi servono. E ci facciamo, ci beviamo qualcosa. Voglio stare un po' all'aria aperta, più che altro. Cosa? No, perché se poi se tornasse la corrente, attacco il frigo. È un po' ventilato, eh. Sì, sì, così si sta bene. Cosa volete da bere? Okay. No, questo. C'è tutto. Partiamo bandiera tedesca? Cioè, a sapere che il meccanico arrivava e mi diceva che non c'era la cinghia. No, anche, cioè, adesso io. Cioè, è arrivato con due dentellate. Non mi piace criticare il lavoro degli altri, però se fischia la cinghia dentellata, se la rompi. Ci scattava il magneto termico e non avevamo la corrente in barca, invece adesso abbiamo risolto il problema e dobbiamo risolvere solo quello del motore domani. Andiamo via da questa stupenda isola per trovarne di nuove. La Duci dà il meglio di sé e se ne sta andando in fuga alla ricerca di un ristorante. Siamo quasi al centro di Capraia. Questo deve essere l'ex carcere. Una volta questa era una prigione, se non sbaglio. Dai genovesi, in seguito all'arrivo di alcuni pirati, poteva contenere tutta la popolazione. E poi dopo, non mi ricordo, qualche centinaio d'anni dopo, c'è stata una frana da quella parte che è visibile dal mare e sono morte parecchie persone. Ah, e invece il carcere è non si vede, dall'altra parte. No, non si vede, guarda che lo vedo. Là, è in mezzo là, sì. Carcere invece? È stato costruito nel 1873 ed era diviso in vari blocchi chiamati dipartimenti, poi era chiamato casa di lavoro, pensione agricola, aveva avuto diversi nomi negli anni. Oh, vabbè, casa di lavoro, carcere. Adesso andiamo a fare l'aperitivo, che dopo abbiamo trovato un ristorante proprio sotto il forte. Oh, la corrente. Ma chi c'è stava? No, dai, il primo giorno dell'arrivo dei nostri amici Duci e Marco. Thank you.
Dentice o Sarago? Era Sarago. Non si vede niente, siamo rientrati. Abbiamo trovato un bel posto dove mangiare e siamo morti oggi. Domani sistemiamo la barca e poi speriamo di partire. Vi salutiamo. Buonanotte.